In Tibet la formazione del buddismo fu contraddistinta dall'interazione con la religione locale Bona, una fede sciamanica che contemplava divinità e spiriti, esorcismi, talismani e il culto dei re morti e quasi certamente ebbe un'influenza decisiva sulla direzione assunta dal buddismo in Tibet. Molti simboli e pratiche buddiste, come le bandiere di preghiera, i riti funebri nei cimiteri a cielo aperto, lo sfregamento delle rocce sacre, i pezzi di stoffa legati agli alberi e la costruzione di trappole per gli spiriti maligni derivano dalla tradizione Bona. La forma di benedizione tradizionale, che consiste nell'immergere un dito nell'acqua, nel latte, nell'agitarlo poi verso il cielo, deriva dalla religione Bona ed è ancora in voga nelle pratiche sciamaniche popolari della Mongolia. Questo è vero, perché quando poi stavo leggendo anche la guida per quanto riguarda la Mongolia, c'era scritto negli atti di cortesia, ecco, che un ospite, cioè se andate in Mongolia ad esempio, per non offendere la popolazione locale, c'è tutta una serie di cose che dovete eseguire, ecco, perché se non le fate, ecco, loro, vabbè, magari vi perdonano, nel senso considerando che siete turisti, però se le fate acquistate immediatamente molta ammirazione, ecco, ai loro occhi. E una di queste pratiche qui, che è rimasta nei secoli, è quella di intingere, prima di bere la vodka, che è una bevanda amatissima in Mongolia, si intinge il dito dentro e poi si spruzza questo dito con qualche goccia che viene a contatto col liquido, lo si spruzza verso il cielo in modo che qualche gocciolina vada verso il cielo. E questa quindi è una pratica che deriva addirittura dal periodo mongolo, appunto, chiamiamolo politeista, ecco, penso anche tengrista comunque. E addirittura vediamo che è presente anche qui, era presente comunque anche nel Bon tibetano, per dire. Che poi, tra l'altro, in Mongolia non so se farla, cioè non so se affrontarvela, nel senso che da quel poco che so della Mongolia c'è qualche divinità femminile, ma è molto, molto succinta così, perché in realtà lì avevano il culto del dio cielo, quindi in realtà c'era parecchio patriarcato anche lì. Però se comunque magari dovessi riuscire a trovare uno studio più specialistico sulle divinità femminili, tipo la Madre Terra, così magari affronterò comunque anche la Mongolia. Poi, ma è la tradizione Bon che si è trasformata e adeguata alle esigenze del buddismo e non il contrario. L'ordine Bon sopravvive ancora oggi ed è a tutti gli effetti la quinta scuola buddista del Tibet. I principali monasteri Bon sono Merye, Yung, Drungling nel Tibet centrale, Tse Dru e Teng Chen nella parte orientale del paese. Altre zone in cui il culto è diffuso sono Chang Tang nel nord del Tibet e la regione di Aba nel Sichuan settentrionale. Il principale centro Bon in esilio è Dolanji, vicino a Solana, nello stato indiano dell'Himachal Pradesh. Allora, adesso vediamo, principalmente, prima ecco di concludere l'argomento, vediamo il discorso per quanto riguarda le figure importanti del buddismo tibetano, cioè le principali divinità maschili e femminili del vasto pantheon buddista e altre figure rilevanti per la storia del Tibet, che le vediamo in un video a parte.